Buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, 800 640 771 per le vostre domande in diretta al nostro numero verde oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 6766 2991. Professor Bassetti, partiamo dall'ultima, insomma, dichiarazione del ministro Schillaci. Ne avevamo già parlato nelle scorse settimane, ma insomma sembra che ormai lo stop all'isolamento per i positivi abbia veramente le ore contate. Ce lo auguriamo tutti, è durato fin troppo questo isolamento per i positivi, è ormai è evidentemente fuori dal tempo, anacronistico, anche perché oggi il Covid è una malattia infettiva come tante altre, per le quali non è previsto nessun tipo di obbligo di isolamento. Quindi per il ritorno alla completa normalità, dopo che siamo usciti dalla fase dell'emergenza, credo che sia giusto equiparare il Covid a molte altre malattie infettive, quindi ben farà, e mi auguro che avvenga il più presto possibile, anche a levare quest'ultima norma che era giusta in un certo periodo, oggi sembra francamente un po' vecchia, anche perché siamo rimasto, se non l'unico, uno dei pochi paesi, diciamo, europei e devo dire anche evoluti dal punto di vista sanitario ad avere questo tipo di obbligo. Tanto è vero che i primi che rimangono stupiti di questo tipo di regola sono proprio gli stranieri, per i quali nel loro paese evidentemente non è previsto. Oltretutto si mettono su due piani diversi, quelli che fanno il tampone fai da te rispetto a quelli che lo vanno a fare in ospedale, nei laboratori o in farmacia. Questo è un modo evidentemente di equiparare tutti. Ovviamente quello che dobbiamo dire alle persone è che bisogna avere un certo tipo di cautela, cioè fondamentalmente se hai dei sintomi di un'infezione respiratoria, qualunque essa sia, è bene se ti metti una mascherina, a prescindere dal fatto di avere o meno il tampone positivo, oppure cerchi di stare lontano dalle persone, come dire, più fragili. Ma questa dovrebbe essere una misura di buon senso che abbiamo imparato in questi 3 anni, anzi dovremmo averla evidentemente imparata anche prima, ma diciamo che questi 3 anni dovrebbe aver fatto un corso accelerato per imparare come difendersi dalle malattie infettive. Professore, senta, tra i tanti studi, no, ancora che si stanno facendo sul Covid, ce n'è poi uno che riguarda gli asintomatici. Cioè, sei riuscito a capire come mai, qualcuno è asintomatico e qualcun altro no? Guardi, è uscito un lavoro molto bello su Nature proprio nei giorni scorsi che dimostrerebbe che, se ce lo ricordiamo, no? C'era chi si contagiava con il virus e chi aveva una polmonite grave, finiva in rianimazione o addirittura in qualche caso purtroppo moriva, e altri che invece non se ne accorgevano minimamente, nonostante e quindi erano completamente asintomatici. E questo è legato a diciamo, a una situazione genetica, cioè fondamentalmente. C'è qualcuno che geneticamente è più predisposto a mettere il virus in una condizione di non nuocere e quindi di lasciarlo semplicemente presente nella gola o nel naso senza che questo abbia la possibilità di scendere nei polmoni e quindi dare la polmonite. Quindi è legato a differenze genetiche, quindi in qualche modo ci nasciamo, ecco, non è che nulla che può avvenire grazie a una vaccinazione o altro. Quindi c'è chi è più predisposto e chi è meno. È evidente che questa è la roulette russa, no? Cioè, fondamentalmente c'è chi è stato più fortunato ed ha avuto delle forme, come dire, meno gravi e quindi asintomatiche, c'è chi è stato più sfortunato e invece le ha avute. Quindi se non vogliamo andare incontro a una roulette russa, che è quella della genetica, della quale evidentemente non possiamo saperlo, il modo migliore evidentemente è quello di proteggersi e di prevenire, quindi da una parte le misure di prevenzione, dall'altra la vaccinazione. Allora, partiamo con le domande dei telespettatori. Buongiorno professore Bassetti, sono Alberto, volevo sapere se anche in questo periodo si può prendere il Covid. Ma guardi, il Covid ha dimostrato di essere un'infezione che c'è tutto l'anno. In un primo periodo, se vi ricordate, quando parlavamo delle ondate, si parlava di un virus che colpiva tipicamente, diciamo un po' prima rispetto
all'influenza, quindi diciamo tra ottobre finiva di colpire intorno a marzo-aprile, anche se ci ricordiamo in Italia noi la prima grande ondata l'abbiamo avuta a febbraio-marzo, quindi nel pieno dell'inverno. Oggi abbiamo scoperto che il Covid è praticamente continuativo nell'anno, cioè non ha più una stagionalità, cioè non viene più d'inverno. È evidente quindi che non possiamo dire che il Covid non colpisce in certe stagioni. Quindi anche in questo periodo ci sono persone che fanno il Covid anche in maniera in qualche modo impegnativa. C'è da dire, per dare un dato di questi giorni anche del reparto, io ormai sono più di 2 settimane che non ricovero in malattie infettive un paziente con il Covid, quindi sicuramente questo è un dato che ci dimostra che in questo mese di luglio, come è già successo, devo dire, anche nel passato, c'è molta meno circolazione di virus di quanto ce ne sia a maggio, a gennaio o a settembre. Però più bassa circolazione non vuol dire non circolazione. Ecco, questo è un concetto che è importante che tutti sappiano. Ecco, professor Bassetti, passata quindi questa estate a settembre, ottobre, con l'autunno, quando torneranno le temperature più fredde, quando ritorneremo a stare più al chiuso, diciamo così, che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, questa è una considerazione molto corretta che lei ha fatto e che dovremmo fare tutti, cioè noi abbiamo vissuto di rendita attraverso il tesoretto che noi abbiamo costruito nel 2021, fondamentalmente tra il 2021 e parte del 2022 abbiamo vissuto di rendita in tutto il 2022. Cioè, cosa vuol dire questo? Che anche le persone più fragili, le persone più anziane, probabilmente grazie alle 3 dosi fatte nel 2021 hanno avuto una quantità di anticorpi che gli ha consentito evidentemente di vivere tranquillo anche nel 2022. Ora, questa tranquillità che abbiamo avuto nel 2022 e devo dire anche in questo 2023 con tutto sommato poche forme impegnative e che hanno riguardato unicamente le persone fragili, può continuare? Io credo di sì per la popolazione generale. Ma non possiamo dire altrettanto per la popolazione più anziana. Quindi, se nel prossimo settembre-ottobre le persone anziane, cioè chi ha più di 65-70 anni e chi è fragile, non faranno il richiamo per il Covid e il richiamo per l'antinfluenzale, evidentemente diventano a maggior rischio di fare delle forme più impegnative. Poi uno dice: ma sei certo che se io faccio la vaccinazione non avrò niente? No, nessuno è certo di questo, però evidentemente sappiamo che il richiamo vaccinale, sia che per quanto riguarda il Covid che per quanto riguarda l'influenza, attenua le forme più gravi. Quindi cosa possiamo dire? Che a settembre avremo tanto un vaccino monovalente, quindi ci sarà un vaccino unico indirizzato contro XBB, cioè contro la variante Omicron che sta circolando oggi. Quindi non più il bivalente che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè quello orientato sia contro il virus originale che contro Omicron, ma un vaccino orientato unicamente contro XBB, che è la variante che sta circolando oggi. Quindi questo credo sia molto importante, quindi è come dire, le persone andranno a fare un vaccino diverso dai 4 o 5 vaccini che hanno fatto prima. Allora, andiamo avanti con Massimo che scrive: buongiorno prof, chi da bambino non è stato infettato dalla varicella può evitare di fare il vaccino per l'herpes? Quali effetti secondari ci possono essere? Grazie, sempre Allora, grande stima, continui così. diciamo questo, che intanto bisogna stabilire se uno ha fatto o non ha fatto la varicella e l'unico modo per stabilirlo non è soltanto quello di aver avuto le pustolette, ma fare un esame del sangue. Cioè, se uno, per esempio, non dice, ma mia mamma mi ha detto che io la varicella non l'ho mai fatto. Bene, io il consiglio dico, fa una sierologia, cioè un esame del sangue, per valutare gli anticorpi per la varicella zoster. Quindi fondamentalmente per vedere se ha fatto o meno l'infezione, magari qualcuno l'ha fatto in maniera asintomatica. Dopodiché, la vaccinazione dell'herpes zoster si fa comunque, cioè voglio dire, ha comunque un grande senso perché in qualche modo si evita che uno possa avere delle forme impegnative. In genere, anzi, quello che succede è che chi ha avuto la varicella zoster, cioè la varicella
da bambino, poi gli si riattiva il virus che rimane dormiente e può darti appunto le manifestazioni del fuoco di Sant'Antonio, della zolfo, di quello che tutti sappiamo. Però prima di fare ogni cosa bisogna stabilire se si è avuto o meno la varicella e il modo migliore per farlo è quello di fare gli esami del sangue. Dopo mesi di ricerche è stato rinvenuto, possiamo chiamarlo così, sì, un super batterio resistente agli antibiotici anche in un semplice collirio. Si può aprire senza ovviamente, diciamo così, fare allarmismo, ma diciamo così, una linea per un super batterio, cioè, ma c'è rischio? Ma allora, guardi, la qualità del confezionamento dei farmaci in generale, in particolare di alcuni farmaci come sono per esempio i colliri, è fondamentale. Per cui se chi produce non ha un adeguato controllo nella produzione, quindi potrebbe anche inquinarsi un collirio, evidentemente cosa si fa? Si vanno a mettere delle gocce negli occhi che possono contenere dei microrganismi. In questo caso ci si riferisce alla Pseudomonas multiresistente, che ha causato negli Stati Uniti numerosi morti e casi di cecità permanente. Quindi nessuno vuole ovviamente terrorizzare nessuno, ma qui ci si riferisce a un collirio prodotto in India, dove evidentemente non ci sono i controlli che ci sono in altri tipi di laboratori. Quindi nessuno è qua per terrorizzare nessuno, però bisogna fare molta attenzione perché spesso ci sono farmaci da banco che magari arrivano da paesi in cui non c'è quel controllo che dovrebbe esserci, e quindi facciamo attenzione. Ecco, io credo che sia importante segnalarlo. Io personalmente mi auguro che in qualche modo ci sia un controllo su quello che è il produttore dei colliri. Questo è un allarme che è stato lanciato perché evidentemente negli Stati Uniti hanno messo in commercio dei colliri preparati in India che contenevano questo super batterio che rischia di dare numerosi problemi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno professore, sono Margherita. Volevo chiederle, dato che ho chiesto al mio medico se devo fare la vaccinazione per l'herpes zoster, e mi ha detto che lo posso fare come voglio, se voglio farlo, se no. Io sono autoimmune, ho 74 anni e penso che dovrò farlo. Penso proprio di sì, Margherita, deve Grazie. farlo perché allora lei ha una patologia autoimmune, cioè una malattia autoinfiammatoria, ha 74 anni e comunque, a prescindere dalle tue patologie, chi ha più di 65 anni, la Liguria è stata una delle prime regioni d'Italia a offrire questo vaccino gratuitamente. Io credo che sia importante cogliere l'opportunità. Comunque ti levo una seccatura perché avere l'herpes zoster e tutti quelli che sono i problemi che l'herpes zoster causa, ricordiamoci, i dolori, le neuriti, fatti neurologici, secondo me, con due dosi di vaccino si riduce significativamente la possibilità di avere questo tipo di problemi. Quindi Margherita, vada a fare il vaccino per l'herpes zoster. Liliana scrive: buongiorno Super Prof, non sorrida, è una bufala o c'è un fondo di verità sul fatto che chi ha il gruppo sanguigno zero positivo è più restio ad infettarsi di Covid? Una super bufala, una delle tante stupidaggini che sono state dette, come esattamente alla pari del fatto che il virus corre col 5G o che arriva con la scia cosmica o che il vaccino per il Covid è un farmacogenomico. Sono le solite bufale messe in giro da chi nella vita non ha nulla da fare, se non quello di confondere la gente. Buongiorno, sono una persona anziana, ho fatto il vaccino Zoster, dopo circa un anno mi sono venute sul braccio delle lievi bollicine tipo fuoco di Sant'Antonio. Posso rifare il vaccino per maggior sicurezza? Se ha fatto il ciclo completo della vaccinazione con due dosi, no, evidentemente, non è che uno. Abbiamo detto che il vaccino dell'herpes zoster non azzera la possibilità di avere in qualche modo delle pustolette, ti riduce in maniera importante la possibilità di avere le forme più impegnative, le forme più gravi, quelle che sono le più forme anche più fastidiose. Allora, questa è una domanda che riguarda, diciamo, questa stagione estiva e i viaggi, professor Bassetti.
Volevo chiedere al professore quali vaccinazioni consiglia, dovendo recarmi in Oman e paesi arabi limitrofi. Nessuna, Grazie. guardi, l'Oman, io ci sono stato a fare delle conferenze tante volte, si renderà conto quando andrà in Oman che nella realtà cioè, hanno meno problemi di tipo infettivologici in Oman o negli Emirati Arabi di quanti ne abbiamo noi paradossalmente, quindi non c'è nessuna vaccinazione, sono paesi ormai altamente evoluti dove anche i sistemi di potabilizzazione dell'acqua sono arrivati a dei livelli veramente che superano addirittura il nostro paese, quindi nessuna vaccinazione specifica per quel paese, nessuna precauzione particolare se non le solite precauzioni che sono quelle della protezione dal sole con delle creme adeguate, dell'evitare magari in mezzo al deserto dell'Oman di bermi il tè verde del deserto dove non so della preparazione, ecco, cose secondo me di buon senso generale, ma non è che ci sono le vaccinazioni specifiche. Però questo ci può aiutare ad aprire una finestra, professor Bassetti, per tanti che magari stanno per partire. Come ci si deve comportare quando si va in vacanza in alcuni paesi? Cioè, dove trovare anche un po' le informazioni? Oppure forse vaccinazioni, insomma, non vengono poi più tanto fatte se non in alcuni paesi, diciamo, africani, insomma, mi viene in mente la malaria, ecco. Ma allora, bellissima domanda, e mi permette di dire una cosa. Allora, ci sono alcuni paesi per i quali, se ci vuoi andare e quindi hai bisogno del visto, è richiesta per esempio la vaccinazione della febbre gialla. Sono alcuni paesi africani, nel momento in cui vai a richiedere il visto per determinati tipi di paesi, ti dicono se non hai la vaccinazione della febbre gialla non puoi andare. Quindi la prima cosa è valutare se c'è l'obbligo di alcune vaccinazioni. Poi ci sono alcuni paesi che sono a rischio della malaria. Soprattutto sono paesi africani, sono paesi che si affacciano sull'Oceano Indiano ed è molto facile trovarli attraverso il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si clicca WHO, che sarebbe WHO, World Health Organization.org, e si guarda il paese dove si va e si vede il rischio in che zona è collocato. E quindi, se è in una zona malarica, poi si va da chi fa la medicina di viaggio, venite qua da noi, malattie infettive. E vi diciamo come fare una profilassi, che non è una vaccinazione, ma si prende una pastiglia per in qualche modo azzerare o limitare il rischio di fare la malaria. Per quanto riguarda altri tipi di vaccinazione, cioè fondamentalmente le vaccinazioni della meningite, le vaccinazioni per l'epatite, le vaccinazioni per il tifo, bisogna vedere in che paese si va. In generale c'è tutta una fascia centroafricana che si chiama meningitis belt, cioè la cintura della meningite, dove è consigliabile fare la vaccinazione se si va lì e si sta molto a lungo per la meningite, soprattutto per il quadrivalente per la ACWY, che quindi sono le quattro tipi di meningite meningococcica. E poi bisogna avere alcune accortezze, come ho detto prima, con l'acqua, con i cibi. So che è bello andare in vacanza e mangiare i cibi per strada, lo street food nel mercato di Bangkok o lo street food quando sei in India. Però attenzione, perché lo street food non conosciamo granché della qualità della preparazione, quindi rischiamo di immagazzinarci batteri che possono essere anche molto dannosi. E ci roviniamo le vacanze, pure il ritorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Cordaro d'Arenzano, ho 68 anni. Non sono riuscito a fare il vaccino per l'herpes perché era il periodo che avevano bloccato tutto causa Covid. Ma volevo solo sapere se adesso mi spetta sempre farlo o me lo devo fare per conto mio. Deve chiedere No, le all'ASL, spetta direi. A sempre. pagamento, Allora, diciamo. lei può chiedere all'ASM, ma io credo che non è che perché non è andato quando l'hanno chiamata, adesso basta, se non arrivi è come il biglietto dal panettiere. No, voglio dire, lei può andare in qualunque momento e essendo che lei ha più di 65 anni, se non ha fatto la vaccinazione, la può fare tranquillamente adesso. Deve chiedere ovviamente alla ASL perché sicuramente risulterà che l'hanno chiamata, che era il periodo del Covid e che quindi a lei le spetta ancora gratuitamente perché se no bisogna pagarlo. Allora andiamo avanti. Buongiorno professor Bassetti. Ho letto che c'è stato un tornado che ha distrutto una fabbrica della Pfizer e che ci sono le scorte per gli ospedali e le farmacie a rischio, ma riguarda anche l'Italia? Grazie.
Ma guardi, questo non glielo so dire, non credo, perché credo che queste grandi multinazionali, se anche va in sofferenza un sito di produzione, probabilmente bilanceranno con altri. Dopodiché stiamo parlando per Pfizer, immagino, della problematica relativa alle vaccinazioni, di cui ne parleremo a settembre-ottobre, quindi c'è tutto il tempo, credo, per rimettere in sesto la produzione. Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere se si hanno informazioni sull'influenza che ci aspetterà. È vero, Questo adesso lo poi bisogna sapremo. iniziare a parlare dell'influenza. Allora, questo lo sapremo tra qualche settimana, perché fondamentalmente nell'emisfero australe è inverno adesso. Dai numeri e dati che ci arrivano, non sembra essere una stagione aggressiva come quella dell'anno scorso, quindi forse un po' meglio, però dobbiamo attendere necessariamente almeno la metà del mese di agosto per sapere qualche cosa di più. In ogni caso, io credo che sia profondamente sbagliato decidere se vaccinarsi o meno sulla base di quello che è successo nell'emisfero australe. Cioè, io credo che per l'influenza bisogna vaccinarsi a prescindere da quello che è successo, perché tante volte abbiamo visto che magari nell'emisfero australe non è successo granché, poi abbiamo avuto una stagione influenzale dalla nostra parte terribile e viceversa. Quindi io credo che vaccinarsi, se sia nelle categorie più a rischio, sia comunque un investimento sulla nostra salute, un modo di tutelarci almeno dalle forme più impegnative. Allora, professor Bassetti, ci fermiamo qui, ci rivediamo a settembre. Buona estate anche a lei, insomma, al suo team. Se li prende qualche giorno di vacanza? Assolutamente sì, assolutamente. Quindi sono pronti però per ripartire più forti insieme a settembre. Grazie, professor Bassetti, per, insomma, la collaborazione che continua, insomma, da quando è iniziata la pandemia. Ma insomma, avete visto, no? Quanti argomenti in realtà ci sono parlando di malattie infettive. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, a presto. Buone Arrivederci. vacanze. Grazie.